Hola! Allora, recentemente mi hanno fatto una richiesta di collaborazione alquanto folle della serie, come se io dicessi a te, tu che mi stai guardando, ti va di collaborare e io ti do la possibilità di regalarmi 100 euro e tu in cambio mi dai 100 euro. Quindi tu dici, scusa, non hai capito, te ti pigli 200, che cazzo mi piglio? Ecco, in pratica questa ditta. In pratica questa ditta va a bisogno di pubblicità al loro sito, no? Ci sono due strade. La prima è chiedere palesemente a uno youtuber o qualsiasi altra persona e ti va di farmi pubblicità. Legalissimo, tranquillissimo, uno youtuber può dire sì, mi va perché mi piace il sito, no, non mi va perché mi fa cagare il sito, no, non mi va perché non me frega un cazzo se non mi dai niente in cambio, no? E, ho fatto una pappardella di cose, tipo di cosa parlava il sito, eccetera, eccetera. Non ho letto nessuna cosa in cambio per me, no? Dato che del sito mi frega un cazzo, ho detto, ma scusa, ma è gratis questa collaborazione? Beh, sì, certo, è ovvio che sia gratis. E al che ho detto, ok, è gratis, ma allora io che cazzo ci guadagno in tutto ciò? E mi hanno risposto, ci guadagni la possibilità di scambiarci le visual, cioè nel senso che tu fai una cosa per il nostro sito e in cambio tu fai pubblicità al nostro sito. No, stieni, ho mica capito. Allora io che cazzo ci guadagno? Niente. Assolutamente niente. E però sono rimasta un po' perplessa perché ho detto, cioè, facevi prima a dire mi puoi far pubblicità al sito? Se mi piaceva lo facevo come ho sempre fatto molte volte. Molti mi hanno chiesto di fare pubblicità a cose o applicazioni o cose che non mi davano neanche un euro. Però mi piaceva il sito e mi piaceva l'applicazione e ne facevo pubblicità tranquillamente, ma detto che di quel sito mi fregava un cazzo, cioè non mi dai neanche niente e ti poni anche in questa maniera, mi ha fatto venire l'idea per una rubrica in cui vi mostrerò le richieste di collaborazioni più assurde che mi sono ricevute, ma anche le richieste da voi utenti a me, che rimango tipo quanto? In questa puntata sono tutte richieste di utenti, ma nella prossima farò un boembe. Una che purtroppo non trovo più, ma è stata recente, è un tizio che mi chiedeva di scoppiare i palloncini col culo in cambio di ricarica da 50 euro. Se mica regola, cioè li gonfio, scurreggia al limite. Allora, questo tizio mi ha scritto: ciao, fai video di tutte le scarpe che hai col tacco sia indossate non rispa. Allora, tanto ciccio, ti conviene guardare un video della grammatica, non hai messo una virgola, non hai messo le H, ma che cazzo te ne frega delle scarpe? Anziché non usare la formaggia, hanno usato l'odore di un dizionario. Ecco. Poi quest'altro: ciao Steph, io sono desideroso di sentire un tuo peto, mandamelo per messaggio privato, anche questo, niente virgole. Cioè, se vuoi scoprire se una persona è maniaca, dice scusa, ma tu sai a cosa servono le virgole? No, per me sono ciglia appiccicate allo schermo. Sei maniaco. No, comunque, cioè, questo vuole che io gli mandi una scorreggia per messaggio privato. Cioè, ti devo anche contattare. Ehi, eccola. Ciao, vabbè. Ditemi se avete un canale, anche a voi succedono queste richieste, o ancora peggio, perché non so che cazzo è, sono solo io che attiro sta gente. Poi queste altre scrivono: ciao Stefi, siamo due piccoli youtuber. Due piccoli youtuber. Youtuber è uno, youtuber se due. Questa la ripeto perché Dani non sopporta quando si sbaglia sta cosa. Mi ha contagiato. Abbiamo lanciato un tag di recente. Oh, sentiamo. Pensavamo potesse interessarti, magari con Dani. Oh, beh, perché no? Sentiamo che tag è. Se ti va, dai un'occhiata al nostro canale e facci sapere, va bene. Un bacio, po' scritto. Il tag si chiama Ma sei gay? Ma what? Cioè, a Dani gli cagano il cazzo nei 3x2 facendo sta domanda, secondo te ha voglia di fare un tag? E soprattutto io ho voglia di fare un tag che si chiama Ma sei gay, quando è palese che non lo sono, dato che avete visto anche il mio ragazzo. Cioè, fantastic dude, mitici, assolutamente mitici. Poi, ciao Steph 1986, ho visto che hai commentato il video dei ragazzi relative chiedendo il numero balbettando, il tuo commento mi ha colpito. Mia! 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 Mi sento male, ma come mia? Mia, mia! A parte mia, che vabbè, ha colpito un po' tutti, ma proprio tutti nello sfintere. Io ho commentato un video dei relative, evidentemente, in cui loro facevano un prank chiedendo il numero balbettando, no? Avrò fatto un commento ironico. E questo mi scrive che ha visto il mio commento e lo ha, proprio LOA, a questo punto, lo ha colpito. Cazzo, me ne frega. Vabbè. Poi abbiamo quest'altro. Ciao,
Ho 42 anni e guardo il tuo canale, mi diverte moltissimo, complimenti, sei simpaticissima. Ma grazie mille, mi fa piacere essere seguita anche da adulti, con un po' di spirito di trash, simpatici, ironici. Ma proseguiamo nel commento. Vivo in Giappone. Ah, dimenticavo, se per caso passi per Tokyo te la lecco volentieri. What? Cosa? Quest'altro. Scusa, avrei desiderio di scambiare alcune opinioni con una signora sul fenomeno sociologico Jigoku. Saresti disponibile al confronto sul tema? Cos'è il fenomeno sociologico Jigoku? Ma soprattutto una signora, come cazzo ti permetti? Come cazzo mi penso per una vecchia? Già quando mi dicono signora, papum, occhio che ti arriva Barbarona d'Urso con la barba nel sonno e ti mangia il cazzo. E gli rispondo, e cosa sarebbe il fenomeno sociologico Jigoku? Mi risponde, sarebbe che il soggetto rappresenta larga parte della fenomenologia dei giovani di oggi nella cultura dell'Occidente. Cazzo, ma questo è un filosofo, chissà di che cos'è questo Jigoku? Informiamoci su Wikipedia perché sarà qualcosa di alta elevatura, vorrei agguantarla. Haha. Parlo così difficile perché sennò penso che saresti scappata, pensando che era una scusa, invece vorrei sentire la tua opinione sul serio. E io, ma non so cosa sia sto Jigoku. E mi risponde, intendevo Figoku. Ah, la prima domanda, ti piace Figoku? Quello che fa, che dice? Ce n'hai capito? Tu mi hai contattato in privato per chiedermi opinione su Figoku. Ma che cazzo sta succedendo nel mondo? Quest'altro? A furia di guardare i tuoi video ti sogno la notte. Uff, io sognavo il mio fidanzato, ora sogno te e Dani che dite minchiate. Minchiate, scusa. Comunque mi fai morire, non ho capito perché l'hai scritto con la K, che cazzo siamo, minchia. Vabbè, anche lì. E questi sono quelli che ho beccato recentemente, ma ce ne sono una valanga. E quindi sicuramente farò un'altra puntata in cui vi farò vedere le richieste di collaborazione più folli, ma anche queste richieste del genere, perché io rimango scioccata e dico, ma veramente? Questa gente dice, sì, glielo scrivo, sperando che mi risponda. Ma sei regular, vabbè. Così tutto ce l'ho finita.